Ultima partita di campionato del girone A di Eccellenza. I giochi sembrano ormai fatti. Comunque, Forio contro San Marco Trotti, alle 18. San Marco Trotti che ha acquistato quest'anno il titolo del Virtus Carano da parte di Olivier. Poi ancora il Forio in avanti, la bella parata del portiere, poi il capitano Chiese, il lancio molto bello per Capuano, che mette al centro Capuzzo in aria, e indietro il gol! E poi col sempre classe 96 Armidoro, tutti i giocatori della Giovanini, intanto c'è l'azione, la grande parata di Capodanno in angolo, recuperato il pallone dal Forio di Spigna, il lancio in aria ottimo, e poi c'è l'angolo, batte il calcio d'angolo, il tiro, il portiere ancora, Iannotti ancora verso il centro, e c'è il gran gol da parte di Saurino. C'è un tentativo di rovesciata da parte di Iannotti di prima, ottimo per Saurino in aria, e poi d'anticipo, pallone in aria, ancora azione un po' convusa, poi Massimo mette il pallone indietro, Chiaiese tira, ottimo per Saurino, ancora Saurino in aria, scivola però recupera il pallone, poi mette dall'altra parte per Grimaldi che sfiora il palo. E gol! Passaggio. C'è poi Caputo. E il tiro di Solli. Secondo tempo dell'incontro di classifica che vede ormai Forio che disputerà i play-out fuori casa. Saurino, scende Capuano, riceve, mette un buon pallone al centro, ora Pompeo sbaglia il passaggio, Saurino alza sulla traversa, mette un buon pallone al centro e c'è Saurino, poi c'è la posizione regolare di Capuano, abruzzese per Caputo, ancora Solli, poi ancora Caputo, era ancora bella parata da parte di Capodanno, di De Simone, mette a terra Capuzzo, è data a Saurino solo, e para bene il portiere. Chiaiese apre su Saurino, verge al centro, tende il tiro, c'era quasi l'autorete al 40esimo. Su Caputo, Sais. Madonna mia. 3-0 per il Forio, doppietta di Saurino e gol di Chiaiese.